Come già annunciato plurime volte, mese ricco, mici ficco. Questo mese è ripieno di uscite. Oggi abbiamo come new entry un Sin City e il nuovo Castlevania sul 3DS. Per quanto riguarda gli altri giochi, a discapito di come si può dire dell'umanità, Tomb Raider, per esempio, è un gioco che non finisci e lo lasci lì. Lo finisci una volta, lo finisci due volte, perché lo hai anche su piattaforme diverse, ma quando finisci puoi esplorare ancora, puoi cercare le tombe, puoi cercare tutti i collezionabili. Non è che un gioco lo finisco e lo butto nel cesso. Questa è un'idea sbagliata da eliminare immediatamente. Per quanto riguarda Castlevania, darò la mia testimonianza, anche se sarà una cosa un po' tragica e soprattutto poco bella da vedere visivamente, perché la resa con una telecamera sul 3DS è davvero brutta. Ma comunque sia, bisogna accontentarsi di quello che si ha e soprattutto si fa quel che si può con i mezzi a propria disposizione. I miei mezzi sono questi, e quindi io comunque lo faccio per dare una testimonianza di gioco, sempre comunque. E questo è davvero l'essenziale per me, anche se non è qualitativamente egregio, è comunque qualcosa che rilascia nel mondo per far venire a conoscenza certi giochi, anche per chi non possiede questa console e quindi non può provarlo. Comunque sia, il fatto è sempre la critica che continua ad arrivare feroce, questa la trollatura a un certo punto raggiunge dei livelli proprio di critica. Non è un qualcosa per stimolare la reazione negativa, ma è proprio per massacrare un'utenza così affievolita. È sempre quello il problema. Allora, se ci sono delle cose, non vanno bene, e i video sono troppo corti e ci si lamenta che sono troppo corti. Sono troppo lunghi, ci si lamenta che sono troppo lunghi. Allora, qua la lamentazio è sempre continua. E la questione importante è non riuscire mai e mai, io dico neanche pregando, andando a Medjugorje, riuscirei tanto a cambiare certe snodature dell'intelletto umano in questo modo. Sempre lamentarsi di ogni cosa, sempre ogni cosa non va bene. E la questione è non tanto il fatto di poter consigliare delle cose o criticare, ma è il fatto proprio di non riuscire a rispettare l'operato degli altri. Ricordo che con operato e con lavoro non intendo necessariamente un introito monetario, intendo proprio fatica, intendo il lavoro, intendo dispendio di energie. E questo perché uno ogni volta per un gioco, soprattutto io che cerco di mostrare più giochi possibili, tantissime robe sempre, e compro e metto e registro e monto per ore col computer che deve stare acceso per caricare la roba. Cioè, pensate, io questa cosa potrei benissimo a un certo punto dire no, lo faccio per me e per me stesso, invece io ho la necessità di dover testimoniare questi giochi. Quindi attenzione a come ci si comporta con gli altri. Non ve lo devo dire io, perché io non sono nessuno, però questa è una cosa che parlo ovviamente agli interessati, che saranno lì sicuramente per trollare subito a raffica. Vi avrebbero dovuto segnare i vostri genitori, ma a quanto pare la situazione è difficile. Per quanto riguarda un Sin City, la situazione anche qua è tragica. È a dir poco tragica, signori. Sono andato l'altro giorno per vedere se c'era il gioco, ma non mi sono azzardato ad entrare in negozio perché c'era una fiumana di bimbi minchia in negozio. Attenzione, ragazzini e ragazzine, soprattutto bimbi minchia di 12-13 anni, perché c'era Fedez. Pensate, c'era Fedez, è arrivato davvero una fiumana umana di questi bimbi minchia accampati proprio lì da ore, una fila allucinante. C'era Fedez lì che firmava gli autografi, non so che, tutta questa, e genitori contenti e felici di aver portato i loro bambini a prendersi la lezione limitata del suo CD in vendita al GameStop. Pensate,
una cosa mai vista, porca puttana. Con mia madre, cavolo, che negli anni 70 si andava a fare il giro del mondo per vedere Pink Floyd, che quando sono nato io mi portava anche a me, mi ricordo ancora delle volte, la prima volta, non me la ricordo in realtà, era nell'89 a Venezia, una cosa del genere, porca puttana, mi portava a vedere Pink Floyd. Pensate, questi genitori che portavano a vedere questo tamarro, cavolo, che io l'ho visto, sono entrato un attimino e poi sono scappato perché non si poteva neanche far niente, ma un tamarro, proprio la tamarria di impotere che si personificava in un essere umano, una cosa indicibile, guarda, l'avesse visto mia madre gli avrebbe dato due mazzate. Comunque, ritornato a Sin City, la situazione è drammatica perché, come molti sapranno, come molti avranno analizzato, ci sono stati problemi nel mondo per l'attivazione. Allora, qua è un delirio, perché non si impara mai dalla storia, non si impara mai dagli errori degli altri. La Ubisoft col suo meraviglioso DRM, l'abbiamo visto come ci ha stracciato i maroni, l'abbiamo visto il disastro Splinter Cell Conviction, che era una roba ingiocabile, che ogni volta si metteva in pausa, una roba, un delirio. Hanno capito dell'errore, hanno tolto questa roba qua e non ci sarà più. In Sin City ha detto EA, cavolo, sapete quell'immaginina che gira tanto su internet, delle tre cose che dicono la loro, e quello dice una cosa un po' imprevista e viene buttato fuori dalla finestra, e dice: ma cerchiamo un DRM, ma connessione perenne. E così hanno fatto. Allora, la cosa che non sono ancora riuscito, vi giuro, non sono ancora riuscito a installare gli aggiornamenti. Non sono riuscito a installare gli aggiornamenti perché non si connette a un cavolo di server. Figurati riuscire ad entrare in gioco, figurati. Comunque sia, questi DRM perché esistono ancora? Perché non riescono a comprendere la reale entità di queste robe qua? Perché non riescono? Allora, cercano di fare questi DRM nell'intento di voler stoppare la pirateria, ma non si rendono conto che in realtà così facendo non fanno nient'altro che stimolare e invogliare la pirateria. Perché uno mai, intanto le persone mi dicono: guarda, tu hai comprato quel gioco, sapevi già delle condizioni, devi accettare codeste condizioni. Allora, io sapevo di dover essere connesso connesso sempre e perennemente. Sempre e perennemente, dicevo, vabbè, comunque sì, anche se la mia connessione è instabile come una diarrea, vorrei, comunque cercherò di fare qualcosa. Però il fatto proprio del DRM che stimola, che stimola alla pirateria, è questo che fa, signore. Perché uno dovrebbe giocare e smarronarsi in questo roba qua quando uno se lo scarica, addirittura DRM per bloccare la pirateria, poi un mese, una settimana prima dell'uscita del gioco c'era già la versione sul torrent. Pensate un po' come funziona questo DRM. Poi esce e tutti quelli che l'hanno comprato sono rimasti tanto inculati. Avete visto, l'hanno bombardato su Metacritic di 0, è arrivato un Metacritic di 1.6. L'hanno bombardato, poveracci questo DRM. Addirittura c'è una petizione per far levare questa roba qua. E per forza, perché alla fine chi compra, il giocatore onesto che compra, rimane inculato invece. Chi lo pirata, no? Chi se lo scarica è agevolato perché non ha tutti questi cazzi, non ha tutti questi problemi e ci gioca serenamente. Ed è questo quello che fa girare i coglioni non solo a me, ma a tutti i poveri stronzi che hanno acquisito il gioco in maniera onesta. Quindi dopo questo basta, spero che la situazione si risolva e così riuscirò forse a fare una partitina, darò una testimonianza sicuramente. Quando avrò l'occasione, anche entrando dentro, una testimonianza brutale, istintiva, perché sarò contentissimo di essere finalmente giunto all'interno del gioco. E quindi ci rivediamo per questi due giochi, poi ci sarà il finimondo anche dopo, vabbè, attenderemo. Quindi saluti.